Abbiamo con noi Marco Mori. Marco Mori, buongiorno. Rapidamente Buongiorno a stamattina. tutti. Marco Meroni, per chi voti Ciao. tu? Per chi voti? Per me, per Italexit. Ma anche sto ricevendo tantissime telefonate e tantissimi gradimenti per Italexit, almeno per quanto concerne. Sto facendo, non so se l'hai capito, un piccolo sondaggio tra i nostri Sì. telespettatori. Perché dovrebbero votare Italexit, Marco Mori? Scusa, che sento rumore. Ecco, ora è sparito. C'era il rumore della telefonata che squillava. Non capivo bene cosa dicevi. Guarda, perché votare Italexit? Vabbè, il nome del partito già ti fa capire, insomma, che è perfettamente in linea con quella che conosci bene essere la mia posizione. Cioè, la precondizione per qualsiasi programma elettorale è mettere sul piatto il riscatto della sovranità monetaria e l'uscita dalla gabbia europea. Questo era un programma che gli altri negli anni scorsi avevano cavalcato, che aveva portato consenso e poi hanno abbandonato allineandosi ai desideri dei mercati, della finanza, dell'elite. Per cui già soltanto questo punto è certamente centrale e siamo rimasti, ahimè, gli unici a portarlo avanti. Poi ovviamente c'è la nostra battaglia, insomma quella che abbiamo portato nel momento dell'oscurantismo del Green Pass contro tutte quelle misure discriminatorie, anticostituzionali, contro il divieto delle persone di poter lavorare se rifiutavano il trattamento, insomma, una battaglia durissima che non ci possiamo dimenticare. Infatti, io non dimentico, è diventato uno dei nostri principali slogan elettorali, perché adesso sembrano tornati tutti delle verginelle, no? C'è stata l'apartheid in questo paese e improvvisamente pare che questa apartheid non la volesse nessuno, che fosse solo Draghi, ma insomma, Draghi lo sostenevano tutti quanti, quindi veramente qualcosa di totalmente desolante. Abbiamo avuto una bella risposta da parte delle persone anche per la raccolta firme, che insomma, come sapete, non è proprio una passeggiata di salute se devi farla una decina di giorni e quindi siamo estremamente fiduciosi. Gli ultimi sondaggi sono molto buoni ed ecco, voglio proprio evidenziare la nostra totale, differenza anche con i partiti del centrodestra, perché è ovvio che non siamo amici del PD, affini 5 Stelle, ci mancherebbe altro, ma devo dire che mentre loro, nel loro programma, se vogliamo pacificamente eversivo, perché vogliono portare avanti le cessioni di sovranità, scelgono una linea, sono sinceri, gli altri ti fanno invece credere, il centrodestra, di essere da una parte e poi si sono dimostrati totalmente da quella opposta. Si parla di opofinzione, sinceramente. E la Meloni, quando dice che rispetterà i vincoli di bilancio, quando si dice favorevole alle misure del Green Pass, eccetera, insomma, dà una posizione molto chiara, non si riesce a Certo. capire quale sarebbe la differenza tra lei e gli altri. Ascoltami, qualcuno scrive, dice, sono indecisa tra Paragone e Cunial. Allora, io qui, siccome ho molti amici nelle altre liste antisistema, voglio essere chiaro. Il punto principale è che solo noi siamo sopra la soglia di sbarramento. Questa legge elettorale è incostituzionale, lo sappiamo, non c'è dubbio che lo sia, però tant'è, in questo momento abbiamo ancora questa roba, nonostante la pronuncia della Corte già sul Porcellum, eccetera, siamo ancora con soglie di sbarramento incredibili e tutto il resto. A quel punto, con questa legge, se voi votate un partito che neppure si avvicina allo sbarramento, state votando di fatto PD e centrodestra. E questo è il dato di E fatto, per perché? E cui. perché? Perché? Perché se sei sotto lo sbarramento, quei voti vengono ripartiti in proporzione al dato nazionale a tutti gli altri. Quindi un voto antisistema che finisce al draghismo, qualcosa di allucinante. Allora io su questo richiamo al voto utile perché guardate i nomi, può stare simpatico o antipatico un singolo candidato, ci mancherebbe altro, è tutto normale, ma chiaramente se guardate la rosa dei candidati che propone Italexit, dovete stare stra-tranquilli che tutta gente è irriducibile, non sono persone che una volta entrate possono Marco, virare rispetto ai programmi. Marco, siccome dobbiamo essere rapidi, sempre per sta stramaledetta par condicio, come si suol dire, Certo. lo sai meglio di me, io vorrei comunque capire qual è il vostro atteggiamento nei confronti di questa situazione che si è venuta a creare, di questo impoverimento in senso assoluto degli italiani e questo aumento del gas e dell'elettricità. Quali sono i vostri proponimenti? Allora, sul gas siamo ovviamente contrari alle sanzioni, anche perché, cioè, effettivamente queste sanzioni non hanno in nessun modo indebolito la Russia, hanno distrutto noi e il costo chi lo va a pagare? Lo vanno a pagare le piccole e medie imprese e lo vanno a pagare i cittadini tutti. Per cui, al di là di quale può essere la singola posizione sulla questione Ucraina-Russia, magari noi abbiamo le nostre idee, non sono certamente filonato, ma al di là di questo aspetto,
è chiaro, è chiarissimo che tu non puoi andare alla guerra con la Russia se non sei preparato a farla. Quindi quello che hanno compiuto e che ha compiuto l'esecutivo Draghi è stato qualcosa di totalmente irresponsabile. E ti dico la verità, per come conosco Draghi, per la sua carriera, per la sua storia di liquidatore dell'industria pubblica italiana, lo chiamava un vile, così aveva ragione. Io credo che questo sia stato fatto apposta, perché la crisi è lo strumento principale per dare un'altra spallata all'Italia, alla sua sovranità, alle piccole e medie imprese che vengono sostituite dalle multinazionali che Draghi serve. Quindi la soluzione deve passare da questo. L'unica proposta ulteriore che potrebbe essere fatta in ambito europeo è un intervento diretto della banca centrale. Ti ricordi, Vito, il quantitative easing per le banche? Sì, quando sì. Mancano soldi alle banche, la banca centrale schiaccia un pulsantino, crea moneta dal nulla, non chiede prestiti, la crea e dà i soldi ai suoi amichetti. Per consumatori e imprese invece questi soldi non ci sono mai, non ci sono mai stati durante la prima fase del lockdown, dove gli ristori sono stati assolutamente irrilevanti, le aziende hanno patito, e anche adesso col caro bollette non c'è nessun intervento di questo tipo, che addirittura in base ai trattati che noi ripudiamo sarebbe comunque legittimo, perché i trattati vietano di dare facilitazioni creditizie, cioè di creare denaro per gli stati, ma lo consentono in favore dei privati, come si è visto appunto col QE. Quindi non si capisce perché nessuno proponga in ogni caso un intervento di questo tipo per sterilizzare gli aumenti, che avranno un impatto sociale devastante. Cioè, Vito, hanno anticipato le elezioni per questo, perché sapevano che dopo il problema che dicevo prima del voto utile verso le altre liste del sistema non ci sarebbe più stato, perché andavamo tutti in doppia cifra dopo quello che succederà quest'inverno. Ascolta, per concludere, le maggiori aziende italiane hanno tutta la sede in Olanda. Cosa vuol dire questo per le casse degli italiani? Vuol dire che c'è prevalentemente un drenaggio costante di denaro che non viene reinvestito neppure in Italia, non viene neanche pagato in Italia, ma finisce direttamente all'estero. Questo è un problema molto grave, perché se considerate anche che i vincoli di bilancio europei sono già recessivi di per sé, cioè lo Stato ogni anno tassa più di quanto spende, la differenza viene ovviamente dalle tasche dei cittadini, se ci aggiungiamo anche questo aspetto è un continuo flusso di moneta che esce dal paese. La crisi è determinata dalla troppa poca moneta circolante nel paese, quindi è un danno clamoroso. Su questo è ovvio che qualsiasi governo che voglia fare gli interessi nazionali dovrebbe intervenire, ma perché non può farlo? Perché nell'ambito della comunità europea esiste la possibilità di stabilirsi dove meglio si crede, e quindi siamo sempre lì, o si ripudiano i trattati o noi continuiamo a vivere in una gabbia che ci può soltanto impoverire. Certo. Marco, io ti ringrazio, ci sentiremo ancora più avanti. Comunque, ben volentieri. Posso dirti un'altra cosa? Continuo, per esempio Gianna da Vicenza, io voto Italexit. Cioè ci sono tantissime persone, io non ci pensavo neanche, che stanno chiamando in maniera impressionante e si sta proponendo così alla grande questo vostro partito. Insomma. Beh, i sondaggi sono buoni, gli ultimi. Ma perché, non ne parlano? Sai perché? Perché negli altri nei programmi che contano, diciamo, vedo sempre Tizio, Caio e Sempronio, ma non vedo i rappresentanti dei vostri partiti. Allora, beh, siamo scomodi. Insomma, e io, poveretto, mi sono preso io la briga di presentare i partiti più piccoli, insomma, quindi va bene. Grazie Vito, tu ci hai sempre dato spazio, insomma, hai sempre dato spazio alle idee, quindi sappiamo come ti comporti. Grazie, un saluto a tutti. Un abbraccio, auguri. Buona giornata, grazie. Ciao caro.